Primo caso che abbiamo letto sul bollettino ufficiale della ASL ci segnala un contagiato nella città di Gaeta, ma anche questo è un caso indotto, non è un caso focolaio all'interno della città, poiché questa persona era ricoverata in una struttura residenziale ormai da anni, ma ha mantenuto la residenza nella città di Gaeta. Quindi questa struttura ha avuto dei contagi, grazie a Dio è una persona che non l'ha subita in maniera grave, quindi è in quarantena domiciliare presso la sua residenza, che è nella città di Gaeta. Questo ci deve mettere in allarme, poiché siamo in un momento critico, ma alla stessa maniera ci deve anche tranquillizzare. Quindi ancora teniamo sotto controllo il numero di contagi nella città di Gaeta, cerchiamo di preservare questa bomboniera, ma la preserviamo con la partecipazione anche vostra. Noi da soli non ce la potremmo fare solo con i controlli, ma occorre che ognuno di voi abbia un grande senso di responsabilità, un grande senso di comunità. Quindi cerchiamo di rimanere a casa, cerchiamo di non uscire, non ci facciamo attrarre dalla Pasqua, dalla Pasquetta, dal bel tempo, ma cerchiamo di mantenere quel grande senso di responsabilità, perché la nostra incoscienza può creare un danno anche ad altri. Cerchiamo di mantenerlo così. È un momento importante, i prossimi 10 giorni saranno momenti critici per uscire da questa prima fase del coronavirus, quindi insieme ce la faremo, ma dobbiamo rispettare le regole prescritte dal Ministero della Sanità.